La crisi umanitaria che si sta consumando a Lipa, in Bosnia, dal 23 di dicembre del 2020 è ancora grave. L'esercito ha portato delle tende che sono riscaldate da dei cannoni ad aria che sono largamente insufficienti rispetto ai bisogni. Ci sono 900 persone che ancora oggi non hanno l'acqua potabile, non c'è la rete idrica, non ci sono le fognature, non ci sono allacci elettrici, c'è un po' di elettricità garantita da pochi generatori che naturalmente non sono sufficienti. La Croce Rossa locale riesce a portare un pasto al giorno, ma il freddo da una parte e le condizioni sanitarie dei migranti destano senz'altro preoccupazione. La scabbia, malattie da congelamento, impossibile verificare le condizioni relative alla pandemia, non è possibile far tamponi, destano ancora estrema preoccupazione rispetto ad una condizione che è davvero disumana alle porte dell'Europa. Caritas Ambrosiana, in collaborazione con IPSIA e con Caritas Italiana, in queste settimane si è attivata immediatamente per portare soprattutto aiuti umanitari. Mai avremmo dovuto immaginare di far arrivare della legna che continua incessantemente a essere trasportata su al campo Lipa per permettere ai migranti di riscaldarsi. Mai avremmo immaginato di dover acquistare e di dover portare dell'acqua. Ricordo che non c'è acqua potabile, ma neanche acqua per lavarsi, proprio per le rigide temperature. L'acqua ghiaccia, le cisterne portate dall'esercito non sono sufficienti a rispondere ai bisogni di tutti. Non sono mancati naturalmente kit per l'abbigliamento invernale, cibo calorico per integrare quello che viene distribuito ogni giorno in misura insufficiente per mancanza di fondi strutturali e in queste settimane proseguiremo, se la situazione non cambierà, a portare questo tipo di aiuti. Intervenire al campo di Lipa non è affatto semplice. Un primo motivo è logistico. La strada per raggiungere il campo non è asfaltata. Durante la notte il terreno ghiaccia, se nevica e poi la neve si scioglie diventa piena di fango. Questo sicuramente non rende facile l'intervento, che però è reso possibile grazie ad una preziosissima collaborazione con IPSIA e con la Croce Rossa locale. Questo ci permette di poter far fronte a dei bisogni in un campo che attualmente è gestito dall'esercito. Sì, perché fino a prima di Natale era l'IOM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, a prendersi cura dei progetti e dei campi profughi in Bosnia. Dal 23 dicembre, quando le condizioni erano sotto gli occhi di tutti, ha deciso di lasciare il campo e quindi oggi l'interlocuzione con le istituzioni e con l'esercito stesso chiedono pazienza, chiedono un tempo che è necessario per non attivare interventi assolutamente improvvisati. Quindi è nostra intenzione ovviamente portare aumentare l'efficacia dell'intervento anche da un punto di vista strutturale, ma dobbiamo avere la pazienza di poter ottenere tutti i permessi e le garanzie affinché tutto sia possibile in modo professionale e non improvvisato. La crisi migratoria in Bosnia nasce nel 2018, ma la conosciamo fin dal 2015, quando più di 1 milione di persone si sono incamminate dalla Turchia verso il nord Europa per scappare da guerre, persecuzioni, crisi ambientali. In questi anni la Caritas, insieme ai suoi partner, è sempre stata presente e ha ricordato in diverse occasioni che non è sufficiente chiudere le frontiere così come è accaduto prima tra l'Ungheria e la Serbia, poi tra la Croazia e la Bosnia o attraverso l'accordo turco-europeo del 2016 per fermare chi scappa da guerre e persecuzioni. Infatti, lungo i paesi della rotta, vediamo e assistiamo a una crisi umanitaria complessiva. Se pensiamo semplicemente alla Grecia, alla condizione in cui vivono ancora oggi a Lesbo migliaia di famiglie, migliaia di persone, non possiamo dimenticarci che siamo in Europa, ecco, non ci dobbiamo stupire di quanto sta accadendo in Bosnia.
In Bosnia i campi profughi hanno una capienza massima di 6.000 persone, sappiamo che in realtà nel paese ce ne sono altre 3.000, 3.500, forse addirittura 4.000 che non hanno un posto dove stare. Vivono in fabbriche abbandonate, in case dismesse, tantissime addirittura nei boschi, anche di fianco all'IPA, dove appunto non c'è posto per tutti. Questa situazione è veramente incredibile e necessita di un'attenzione specifica, anche perché le norme locali vietano ai migranti, proprio anche a causa della pandemia, di girare liberamente. Chi vive nei campi profughi non può uscire e questo complica ulteriormente qualsiasi azione di aiuto. In questi anni la rete Caritas, insieme ai suoi partner, ha attivato diversi interventi psicosociali. Naturalmente, dopo aver risposto alle prime emergenze, come quella che sta accadendo a Lipa, sono nati progetti che hanno consentito l'attivazione, ad esempio, di social cafè, se pensiamo all'esperienza in Serbia, poi replicata e ancora attiva nella stessa Bosnia. L'emergenza migratoria non riguarda solo l'IPA, riguarda ancora altri paesi e Caritas non si sta impegnando solamente all'IPA, ma ancora attraverso le collaborazioni con i partner locali, interventi e progetti in altri campi profughi. Proprio per questo riteniamo che nei prossimi mesi, quando i riflettori si spegneranno su questa catastrofe umanitaria, abbiamo intenzione di continuare la nostra presenza e di poter stare accanto alle persone con il nostro stile, con l'ascolto, con la lettura dei bisogni e, in base alla lettura dei bisogni, l'attivazione di interventi specifici. Non solo distribuzione di materiale, ma percorsi personalizzati che ridiano dignità a chi da anni è rimasto intrappolato nei Balcani. Tanti di voi si sono resi disponibili con grande generosità per far fronte a questa emergenza. Tanti ci chiedono anche di poter raccogliere abiti, materiale igienico-sanitario, coperte. Ecco, stiamo raccontando a tutti che questo non è possibile perché le procedure doganali sono molto complesse, i costi del trasporto sono elevati, inoltre gli abiti, proprio a partire anche dall'emergenza Covid, andrebbero totalmente sanificati. Altro aspetto importante è che tutto quello che acquistiamo lo acquistiamo in loco ed è anche questo un modo per aiutare l'economia locale pesantemente colpita proprio dalla pandemia. Quindi riteniamo, pur ringraziando, che non ci sia questa necessità e vi invitiamo a seguire delle indicazioni specifiche per evitare di mettere in difficoltà un sistema che è già al collasso. Vogliamo ringraziare tutti i donatori, tutte le persone, le comunità che in queste settimane davvero hanno generosamente risposto ai nostri appelli, ma lo hanno fatto suscitando anche un movimento fondamentale, cioè le istituzioni hanno capito che nell'Europa, l'Europa che dovrebbe essere solidale, non è tollerabile quanto sta accadendo. Grazie a questo aiuto, a questo movimento veramente generoso e consapevole, sono arrivati appelli in Parlamento, sono arrivati nelle istituzioni europee e noi speriamo proprio, e su questo vi chiediamo di continuare a mantenere la vostra pressione, che qualcosa si muova. Ecco, quindi grazie e non faremo mancare i nostri aggiornamenti a breve.